Una berlina in italiano è sia una macchina a 5 porte come una Ford Fiesta ad esempio o una Volkswagen Golf, oppure anche un'auto a 4 porte, quindi con la coda. Come la BMW Serie 3 che con questo nuovo modello è arrivata alla 7ª generazione, sigla di progetto G20 per i più appassionati. Una macchina da sempre famosa per il piacere di guida, ma non solo, e allora scopriamo com'è cambiata nel nostro perché comprarla. Fuori com'è? Muso lungo, sbalzo anteriore corto e coda raccolta. Le proporzioni tipiche di una macchina a trazione posteriore e motore anteriore sono rimaste, così come i lineamenti più riconoscibili, e cioè l'immancabile doppio rene della presa d'aria anteriore o i fari, lasciatemi dire, binoculari. Dietro, ecco, invece, le cose sono cambiate di più perché i fanali riprendono il classico perimetro ad L, usando però volumi diversi e un trattamento superficiale differenziato, anziché forme effettivamente sagomate così. La vista laterale è meno sportiva di prima, più elegante, e per questo motivo penso che le versioni Sport o M Sport siano quelle da scegliere a livello di estetica. È spaziosa? Lunghezza della carrozzeria 4,70 m, cioè qualche centimetro in più rispetto al modello precedente. Come bagagliaio comunque, con 480 litri di capacità minima, siamo allineati a quello che offrono le concorrenti principali. E per essere una berlina a tre volumi, quindi con la coda, non ci si può lamentare troppo della sfruttabilità dello spazio, grazie soprattutto agli schienali ribaltabili in tre parti, con il passaggio centrale per gli sci. Sotto il pavimento c'è la batteria, ma si può comunque avere un ruotino di scorta salvaspazio al posto dello scomodo kit di riparazione. Nelle nicchie laterali ci sono vaschette rigide, reti e la presa 12 V, mentre i ganci per fermare il carico sono ai quattro angoli del vano. Rispetto al modello precedente è migliorato lo spazio per i più alti, sia in altezza che per le ginocchia. Se invece i sedili anteriori sono regolati molto in basso, si fatica a infilare i piedi e ad allungare le gambe. Al centro, come previsto per un'auto così, non c'è tanta libertà di movimento, ma per il resto si sta comodi. Ci sono climatizzatore e prese di ricarica dedicati. Se ho dei bambini? La forma gomito del montante posteriore tipica delle BMW Serie 3 su questo modello è più scavata, quindi aiuta nel far salire i più piccoli. Gli attacchi Isofix sono comodi, ma sono solo sui posti posteriori laterali, non al centro o sul sedile del passeggero anteriore. Non mancano reti e vaschette portaoggetti, eppure la luminosità non è male per il tipo di carrozzeria. Il nostro passeggino non ci sta in lunghezza e in larghezza solo vicino alla soglia. E la qualità? La qualità costruttiva è molto alta e si è cercato anche di mettere insieme le tendenze moderne con la classica impostazione BMW. Il primo colpo d'occhio dell'abitacolo infatti fa subito capire che la tecnologia è protagonista, ma senza rinunciare del tutto a tasti e comandi fisici a favore degli schermi. C'è integrazione, insomma, cosa che è riassunta bene in come è stato incastonato il display centrale sulla plancia, che tra l'altro si può avere rivestita in pelle. Il livello di attenzione costruttiva poi è riassunto bene dal fatto che la macchina riprodotta nelle varie schermate ha lo stesso colore e allestimento dell'auto reale. Le forme degli interni sono elaborate, con accostamenti di tanti materiali, alcune volte con finiture da giudicare nel corso del tempo, come le plastiche opache sul tunnel, meno sensibili alla polvere rispetto a quelle lucide, ma probabilmente più ai graffi. Meglio quindi configurare la plancia dove possibile con delle modanature in piano black oppure in legno al posto di quelle con effetto metallico che vedete. E migliorabile è anche la disponibilità di spazio per gli oggetti di uso quotidiano per come è stata disegnata la console, mentre gli assemblaggi sono molto solidi. È ben accessoriata. Ci sono equipaggiamenti che non dovrebbero mancare nella dotazione di serie di un'auto così, come le telecamere di manovra o in alcuni allestimenti anche i sensori di parcheggio. Altro esempio, nemmeno sulle versioni più ricche sono compresi nel prezzo i sedili elettrici. All'opposto c'è da dire che il prezzo anche di accessori particolari come i controlli gestuali dell'infotainment non è esagerato, nel caso specifico meno di 300 euro. Poi ovvio, dispositivi come gli abbaglianti laser che arrivano a 500 metri di profondità e di 2000 euro, o magari è incluso in pacchetti da oltre 4000 euro che comprendono tra l'altro cruise control adattivo con stop and go, head-up display o un impianto hi-fi più curato. Come funziona il navigatore? Il monitor in mezzo alla plancia è praticamente alla stessa altezza della strumentazione completamente digitale, disponibile al posto di quella più classica a quadranti circolari. Questo crea un bel effetto di continuità visiva quando guidate e distrae meno, così come i diversi modi con cui potete dare i comandi, con tasti e rotori, con il touchscreen, con dei gesti delle mani e parlando, volendo anche cambiando la parola d'ordine. Pronunci la mia nuova parola di attivazione personale. Ok, BMW. Benissimo.
Ho salvato la mia parola di attivazione personale. La schermata iniziale si può personalizzare. I vari sottomenu mostrano sempre le anteprime delle opzioni disponibili e la connessione alla rete è molto completa. Una volta che si configura un utente con cui è possibile sfruttare anche le funzioni disponibili sull'app del telefono. Molto ben fatto in generale in navigatore come mappe, indicazioni e così via. Stesso discorso pure per la proiezione delle informazioni sul parabrezza del head-up display. In città come va? 4,70 m cominciano ad essere impegnativi quando dovete cercare parcheggio, anche perché in questa versione con le ruote da 19 pollici l'angolo di sterzata non è particolarmente favorevole, per cui occhio in manovra. Se non altro potete avere tutte le telecamere e i sensori possibili e anche la visibilità è molto buona da tutti i finestrini. Un po' meno buona invece è la risposta dei freni a bassa velocità nel traffico, perché il pedale è molto reattivo, quindi si fa fatica a non essere bruschi, bisogna essere sensibili, cosa che non succede nemmeno con le sospensioni, sempre in questo allestimento con l'assetto sportivo, perché non riescono a filtrare del tutto le irregolarità della strada, anche con gli ammortizzatori elettronici regolati nella posizione più comoda possibile. Molto buona invece la risposta del cambio automatico, la logica di funzionamento sia come rapidità di risposta che come velocità di cambiata. È bella da guidare? Il classico schema di tutte le BMW serie 3 è rimasto, quindi ripartizione dei pesi 50% davanti e 50% dietro, motore anteriore ma montato un po' arretrato e trazione posteriore oppure trazione integrale con prevalenza sempre posteriore, come su questo esemplare con motore 2000 turbo diesel, 4 cilindri, 190 cavalli, 400 Nm. Il risultato è una macchina super rigorosa in curva con tantissimo grip e uno sterzo che può essere a servoassistenza variabile, che è preciso ed equilibrato pur essendo leggero. Il volante invece ha un'impugnatura troppo spessa, le razze troppo grandi, quasi a sottolineare il fatto che la macchina è cresciuta pur essendo in media più leggera nella gamma di una cinquantina di chili. Con questo motore siamo in ordine di marcia sui 1650 kg e il baricentro è anche più basso, quindi la macchina resta piacevole da guidare, sportiva, pur dando meno sensazioni a chi guida, è più filtrata e infatti è anche molto ben insonorizzata di aerodinamica e anche di meccanica, basta vedere il pannello fonoassorbente che incapsula il motore, eppure il rotolamento delle gomme è molto ben controllato. Quanto consuma? In città si fanno 13 km con un litro. Guidando tranquilli fra le curve e i saliscendi di un percorso misto si possono toccare i 17-18 km al litro, oppure 9-10 km con un litro guidando in maniera sportiva. Mentre in autostrada si sta sui 14-15 km con un litro, per una media generale tra i 13 e i 14 km al litro, cioè poco più di 7 litri ogni 100 km. Quanto costa? Il listino di partenza della 320D con motore 2000 diesel da 190 cavalli è poco sopra i 40.500 euro, che con cambio automatico e uno degli allestimenti più completi diventano circa 50.000, optional esclusi. E la trazione integrale costa quasi 3.000 euro in più, con il motore 2000 turbo benzina da 258 cavalli, a parità di tutto il resto, mettete in conto circa 7.000 euro in più. Difetti? Usare i vari dispositivi di bordo non è così immediato, in generale ci sono troppi menu da scorrere per selezionare le singole funzioni, ad esempio gli assistenti alla guida o anche solo per mettere e togliere l'aria condizionata. Anche la risposta di un paio di pannelli in plastica che uniscono più funzioni non è il massimo, sarebbe meglio separare fisicamente i vari pulsanti. E poi Android Auto per il momento non è disponibile, quindi se volete controllare il traffico, tipicamente con un'app come Waze, dovete per forza avere un iPhone, che tra l'altro si può collegare ad Apple CarPlay senza bisogno di un cavo. E mi sarei aspettato anche che le varie posizioni sport dei programmi di guida si differenziassero di più rispetto alle tarature comfort, soprattutto per quanto riguarda le sospensioni, per far emergere in maniera più netta il carattere sportivo della serie 3, che così invece rimane sempre un po' troppo in sottofondo. Qual è la versione migliore? Come detto a inizio video, gli allestimenti Sport ed M-Sport sono quelli da preferire per il design, ma anche per le caratteristiche di guida. Da provare in concessionaria invece la differenza tra esemplari con ruote da 18 o 19 pollici, con e senza servosterzo variabile. Stesso discorso per le sospensioni elettroniche, per capire qual è la serie 3 più adatta ai vostri gusti di guida, sempre con il cambio automatico ad 8 marce e, se non fate tanti chilometri, magari per lavoro, con il motore turbo benzina, a trazione solo posteriore.
La consiglieresti? Chi al giorno d'oggi, parliamo di una minoranza, decide di non comprare un SUV con questo budget, scegliendo una macchina così ha una bella linea e una guida molto coinvolgente, senza però rinunciare poi così tanto al comfort dei famigerati SUV, perché si va veloci ma rilassati, essendo più vicini alla strada. La rivale diretta della nuova serie 3, parlando di caratteristiche di guida, è l'Alfa Romeo Giulia. Parlando invece di lusso, importanza del marchio, eleganza, un riferimento è la Mercedes Classe C. Oppure parlando di alternative, ci sono anche la Peugeot 508, la Kia Stinger, la nuova Mazda 6 o la Tesla Model 3, completamente elettrica. Confrontatele tutte usando il listino del nostro sito motorone.com e navigando fra le nostre prove, e seguiteci anche sui nostri social, profilo Twitter e Instagram, pagina Facebook, mettete mi piace e iscrivetevi anche sul nostro canale YouTube.